Vladimir Luxuria, politici nella Dark Room, o a 90 al parco, che mi pregavano di non dirlo. La conduttrice della prossima edizione dell'Isola dei Famosi ricorda gli anni da drag queen in un noto locale di Roma. Ex deputata ma anche ex drag queen. Il passato di Vladimir Luxuria custodisce dei retroscena inediti e bollenti. Alcuni di questi li racconta nel documentario di Roberto D'Agostino e Marco Giusti, Roma Santa e Dannata. La conduttrice della prossima edizione dell'Isola dei Famosi era la regina del Mucca Assassina, un noto locale LGBTQ romano dove la trasgressione è sempre stato l'ingrediente principale. Era una sala unica, con un palco molto alto e noi lo chiamavamo la musica frocia. La Carrà, gli Abba, tutto quello che ci faceva sbattere e ancheggiare come dei capitoni. A fine serata si accendevano le luci e si metteva il sirtaki. Tutti ci tenevamo mano per mano, come la danza della vita di Matisse. C'era il gay, la lesbica, la trans part time, la trans full time, l'eterosessuale, l'eteroflessibile. Tra i frequentatori della discoteca anche personaggi famosi. Mi chiedevano, mica ci sono i fotografi, perché avevano paura di farsi vedere. Dopo un po' di anni, quando Mucca Assassina era diventato un evento, gli stessi chiedevano che ci fossero i fotografi. Sai quanti politici mi si sono avvicinati, quando sono stata eletta deputata, che mi dicevano, non dire che mi hai visto al Mucca Assassina, E io, no, chi ti ha visto, stavi sempre nella Dark Room.